Ciao amici, in questo nuovo video vedremo la funzione del beeper sul nostro DogTrace X30 distribuito dall'azienda CNC Hunting. Per prima cosa andiamo ad impostare il beeper sul nostro palmare. Bisognerà premere il tasto menu e cercare nel menu la scritta beeper con le frecce. Una volta trovata, la selezioniamo tenendo di nuovo premuto il tasto menu. E il palmare ci mostrerà i vari canali, canale 1, canale 2 e così via. Una volta nel canale 1 premiamo il tasto menu, entrando così nei vari sottomenu del canale, dove troviamo mod, then, del, ma a noi ci interessa mod perché vogliamo attivare il beeper. Quindi premiamo di nuovo menu. Qui possiamo scegliere 6 diverse funzionalità del beeper. Noi scegliamo la numero 1 per farlo suonare alla ferma del cane. Confermiamo quindi con il tasto Fence. E il nostro palmare inizia subito a suonare perché il collare appunto è fermo. Basterà muoverlo e non suona più. Se vogliamo far risuonare di nuovo il beeper, basterà appunto fermare il collare e attendere qualche secondo. E così comincia a suonare. Se vogliamo inibire il beeper, basterà semplicemente premere il tasto Fence. Nel caso in cui il nostro cane si trova nel fitto di un bosco e quindi non riusciamo a vederlo bene, possiamo far suonare il beeper al collare, semplicemente tenendo premuti contemporaneamente il tasto menu con il tasto superiore dall'altra parte. Il collare emetterà un suono così che noi possiamo trovare il cane facilmente. Nel caso in cui invece abbiamo bisogno di richiamare l'attenzione del nostro cane, abbiamo un richiamo acustico segnalato da questa campanella e basterà premerlo per emettere questo suono che richiamerà da noi il nostro cane.